in collaborazione con Cantina Terre dei Santi, punti vendita e degustazioni a San Damiano d'Asti e Castelnuovo Don Bosco, e con Coldiretti Asti. I dati dell'affluenza al Vinitaly 2013 parlano chiaro: 148.000 presenze, delle quali 53.000 estere, con un incremento totale del 6% rispetto alla passata edizione e con un ottimo 10% in più di operatori stranieri. Per i 4.200 espositori la 4 giorni veronese ha accresciuto la consapevolezza che, seppur in un momento di crisi, il settore ha buone prospettive. Positivo, soprattutto parliamo di un settore che rispetto al resto dell'economia italiana dà qualche segnale di speranza, soprattutto sull'export, il più 6,5% all'aumento degli occupati, via. Insomma, un settore che può rappresentare un pezzo di futuro del paese. I cugini di Verona fanno delle cose eccellenti, hanno saputo capire che in questo momento il vino sta vendendo più all'estero che in Italia, si è parlato di un consumo inferiore in Italia, io non ne sono preoccupato purché si tratti di vino buono. Dopo aver presentato i numeri del vino Made in Italy con il convegno 50 anni di qualità e bellezza nei territori, che ripercorreva la storia del settore a 50 anni dalla produzione della prima bottiglia di vino italiano DOC del 1963, il presidente nazionale Coldiretti Sergio Marini ha voluto visitare gli stand degli associati alla Coldiretti di Asti, accompagnato dal presidente provinciale Roberto Cabiale e dal direttore Antonio Ciotta, il leader nazionale della più grande forza sociale, fra lo stupore dei vignaioli dell'Astigiano, ha brindato insieme al procuratore della Repubblica di Torino Giancarlo Caselli. Tra l'altro, durante tutto il Vinitaly, Coldiretti ha presentato nel proprio stand le stravaganti imitazioni dei vini Made in Italy raccolte un po' in tutto il mondo, come la Barbera rumena. Secondo una stima Coldiretti, i prodotti taroccati sottraggono almeno 200 milioni di euro all'anno alla produzione nazionale. E anche nell'ottica del progetto di una filiera agricola tutta italiana, si guarda all'estero, quali saranno i prossimi passi? Bisogna conquistare i veri mercati emergenti, per cui sono aumenti a due cifre nelle esportazioni per quanto riguarda per esempio la Cina, e là bisogna lavorare molto perché sono mercati immensi. È indubbio che l'agricoltura di qualità legata al territorio, non solo il vino, dove si mette insieme tradizione e innovazione, rappresentano il futuro, e rispetto a questo l'export rappresenta la leva su cui noi tutti dobbiamo far perno. Nel vino il 50% del valore viene esportato, il che sta a significare che è la strada giusta che deve seguire non solo naturalmente il settore vinicolo, non solo l'agroalimentare italiano che in parte la già sta seguendo, ma direi tutta l'economia del paese. Se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire dai territori e dalla capacità della gente di portare innovazione e tradizione. Ecco, voi infatti avete puntato molto su questo e anche sull'etica delle produzioni, messaggi che avete ripetutamente fornito anche al governo nazionale, ma c'è qualcuno che recepisce queste cose? Noi siamo impegnati fortissimamente a dimostrare che siamo i migliori, e non bisogna soltanto dirlo che siamo i migliori produttori, ma bisogna poi anche dimostrarlo con i fatti, e pertanto questo implica un impegno serio di tutte le imprese e anche di chi rappresenta le imprese. Pertanto dobbiamo scommetterci un po' tutti, piano piano arriveranno anche le istituzioni. Si sa sempre che la politica fa un po' fatica a parlare di cose concrete, in Italia soprattutto, e lo dimostrano i fatti, ma per fortuna, insomma, poi l'Italia non è solo quella della politica, c'è anche l'Italia delle imprese, e ci sono imprese sane, rappresentanze sane che pensano al futuro veramente. Nonostante quel che era la paura della crisi, ci si ritrova ad un Vinitaly comunque con della positività, con della speranza. Gli importatori sono molto contenti delle nuove annate. Abbiamo avuto un'annata bellissima, il 2012, che ci dà vini con delle sensazioni di frutto, di fragranza, di intensità, che fanno ben prevedere un grande sviluppo. Ma Guido Di Dio è un importatore, praticamente lui ha dei locali a Norimberga, giusto? Cosa cercate qui al Vinitaly? Noi cerchiamo sempre di trovare novità e di non perdere il treno pure a quello che c'ha in viaggio, probabilmente di essere presente alla fine.
E questo è il mio lavoro, essere presente, basta. Dopo 30 anni che faccio questo lavoro, non manca un anno che non vengo qui a Verona. Ecco, i vini italiani quali sono quelli che vanno per la maggiore? Noi cerchiamo di avere tutta l'Italia, cioè come vogliamo essere completo nel sortimento, cerchiamo anche di avere nicchi, chiaramente che Piemonte, Toscana sono le zone che tirano di più. Ecco, del Piemonte quali vini? Del Piemonte la roba del signore qua, Pescaia, Braida, Michele Chiallo, anche cantine sconosciute, li facciamo provare e cerchiamo a vendere. Questo è il nostro lavoro. Segnali positivi dunque che ci giungono anche direttamente dai produttori. Noi siamo stati allo stand della cantina Terre dei Santi. Con Marco Fidanza, responsabile qui dello stand Alvin Italy di Terre dei Santi, vediamo qual è stata la tipologia dei clienti che hanno approcciato il vostro stand. Ah, abbiamo visto clienti che arrivano un po' da tutte le parti del mondo, adesso è arrivato, giusto adesso è andato via un signore thailandese, piuttosto che cinesi, inglesi, specialmente importatori, ecco. Molta gente interessata al nostro Fraser, un vino per loro nuovo, interessante, e hanno assaggiato tutte le tipologie. Quindi il Fraser può essere anche apprezzato all'estero, praticamente. Pare di sì. Adesso siamo fiduciosi, vedremo come svilupperemo questi contatti, però promette bene. Ecco, rispetto agli anni passati sono aumentati questi visitatori stranieri, com'è il trend? Ma direi di sì, diciamo c'è molto più interesse forse per i vini italiani all'estero, forse anche grazie al buon rapporto qualità-prezzo. E questo è molto positivo, ecco, voi producete principalmente Fraser ad Asti, vero? Quali sono le quantità? Noi produciamo Fraser nelle due DOC, sia di Asti che di Chieri, e poi siamo anche molto forti col Malvasia Dolce di Castelnuovo Don Bosco. Come quantità siamo intorno ai 60-70 mila bottiglie per quanto riguarda il Malvasia e circa intorno ai 100-150 mila bottiglie per quanto riguarda il Fraser. La vostra gamma di vini però è veramente completa. Sì, è molto ampia, abbiamo circa 24 etichette che appunto spaziano dal Fraser al Malvasia, al Barbera, Bonarda e poi vini bianchi tipo l'Arneis, vitigno autoctono della zona di San Damiano, oppure vitigni internazionali come Sauvignon o Chardonnay. Ecco, tutto questo in due sedi praticamente, una a Castelnuovo Don Bosco e una a San Damiano d'Asti. Esatto, sono le nostre due sedi dove abbiamo i nostri soci e dove ci sono i rispettivi punti vendita. Ma la grande Kermesse del Vin Italy di Verona è anche stata l'occasione per presentare e promuovere le principali manifestazioni dell'Astigiano. Sindaco Di Canelli qui al Vin Italy per presentare un evento eccezionale, i 400 anni dell'assedio che si terranno prossimamente. Sì, 15 e 16 giugno, quest'anno celebriamo il 400° anniversario con eventi straordinari, con grande preparazione. Il 4 di maggio iniziamo con la celebrazione, l'arruolamento delle milizie, per poi continuare il 18 di maggio con un grande torneo di palla bracciale, e l'evento clou sarà il 15 giorni di mostra espositiva in Piazza Castello a Torino. Naturalmente clou sempre pensando che il 15 e 16 ci saranno 1700-1800 figuranti, truppe, la grande prosa del Teatro degli Acerbi, la Sternia vestita a festa, la festa del 1613, e un numero di visitatori che quest'anno si aspettano davvero il meglio da tutte le nostre truppe. Truppe che oggi sono rappresentate qua da uomini e donne che quest'anno faranno uno sforzo supplettivo, perché gli eventi che precederanno questi due giorni sono tanti e sicuramente avvincenti per quello che riguarda la cultura, la storia e la tradizione della manifestazione. Qui al Vin Italy non poteva mancare il capo di tutti gli assaggiatori di vino, il presidente dell'ONAV Giorgio Calabrese, sicuramente un appuntamento di riferimento. Beh, direi che questa 47esima edizione che verrà è un'edizione di grande eccellenza. Perché? Perché effettivamente l'ONAV si è dato questo ruolo, garantire che i vini che verranno premiati siano vini seri, vini di alto livello, che prendono l'Oscar o meno, e
dall'altra parte che ci sia però anche una educazione al consumatore perché possa essere, come dire, orgoglioso di poter dire ho comperato quel vino che è stato valutato bene e lo posso anche regalare oltre che consumare. L'ONAV si è data l'idea con 250 assaggiatori che assaggiano al buio dei vini che poi fanno grande questo Aduyador che è la sorella minore del Vinitaly ma la sorella maggiore quando fa educazione alimentare. Coordinatrice di molte di queste manifestazioni, di queste attività, sicuramente l'ATL, Maria Teresa Armosino ha presentato anche queste manifestazioni sotto un aspetto di una novità, quella naturalmente di una vocazione particolare per la terra astigiana. Quella di una terra che oltre a essere magnifica, ormai patrimonio dell'umanità, con un grande insediamento di cultura, di rispetto da parte dell'uomo per la terra, di un territorio che possiamo ben dire fa bene all'anima e quindi anche sotto questo aspetto credo che noi dobbiamo far conoscere tutte le nostre eccellenze, la nostra capacità di accoglienza. Ecco, il chiaro riferimento era alla terra di origine di Papa Francesco. Certo, Papa Francesco che come ci viene correttamente detto ha la figura di una persona semplice che viene dalla terra, evidentemente le origini non tradiscono mai. Anche quest'anno avete voluto presentare qui al Vinitaly di Verona la Aduyador, il festival delle sagre, quest'anno magari in un'ottica un po' anche diversa visto i recenti avvenimenti che hanno rilanciato il territorio astigiano con le origini di Papa Francesco. Ma in effetti noi andiamo di comune accordo col Vinitaly, 47esima edizione Vinitaly, 47esima edizione della Aduyador. Devo dire che questo è un palcoscenico importante al mese di aprile, quindi lancia giustamente la nostra manifestazione poi sia per quanto riguarda il concorso, perché tra l'altro noi chiudiamo le iscrizioni il 15 aprile, quindi è il momento clou per informare sulla necessità di presentare le domande per il concorso nazionale. Collaborazione con Cantina Terre dei Santi, punti vendita e degustazioni a San Damiano d'Asti e Castelnuovo Don Bosco e con Coldiretti Asti.